Bentornati sul canale, torniamo a Gin Spagna e vediamo chi ci sarà a farci compagnia. Andiamo! Siamo tornati di nuovo con una Caterina e di nuovo dalla Spagna. Dici di te, Caterina, dove sei, che cosa fai, di cosa ti occupi, dove sei? Ciao Serena, io sono di Milano e vivo a Barcellona dal 2012. A Milano ero attrice, quindi mi ero formata professionalmente a Bologna, come tutti gli italiani più o meno che si trasferiscono poi a Bologna per università o studi vari. Poi invece appunto a Milano lavoravo come attrice, poi ho incontrato l'amore spagnolo, quindi mi sono trasferita qui a Barcellona e da allora in realtà ho iniziato a lavorare nel turismo perché a Milano mi ero anche iscritta all'Università di Beni Culturali, avrei voluto fare anche la guida turistica e quindi ho un po' compaginato l'idea della comunicazione, che è un po' il teatro, anche comunicazione, con quello del turismo, quindi guida turistica. Beh, guida turistica che adesso non sto facendo, dettaglino. Però è vero che come side job, diciamo come altro lavoro, da 6 anni porto avanti anche l'attività di doppiatrice, diciamo per video commerciali, per pubblicità. Quello che c'è ed è divertente perché comunque mi permette di usare gli studi di recitazione e di dizione italiana e divertirmi anche un po' con l'espressività della voce. Tra l'altro è una voce pulita, perfetta, l'accento non si sente minimamente, quindi complimenti, hai trovato la tua strada, secondo me, molto brava. Grazie, secondo me è un po' peggiorato da quando vivo qui in realtà. Magari non dico proprio assimila a chiavetta, dai, come un Sì, milanese perché ho dovuto esatto. cambiarlo. Non mi viene niente di milanese da dire, adesso mi sento impreparatissima, volevo fare una battutona, ma non mi viene niente, vabbè. Non la posso fare neanche io perché mi piacciono molto i dialetti italiani, ma ho sempre avuto un grande rifiuto per il milanese. Uno dei miei primi monologhi è stato uno di Franca Valeri, la mia insegnante mi spingeva perché facessi l'accento milanese e Niente. non mi veniva, avevo proprio un rigetto, diciamo, non è un dialetto che mi piace moltissimo. Sai che quando vivevo a Roma io ci tenevo tanto a non avere l'accento, a non abbreviare le parole, ci tenevo veramente tanto. Sono andata all'estero e mi sono scoperta proprio di Roma, proprio che A me piace ormai. tantissimo l'accento romano, cioè, invece sentire parlare te, ho anche un'altra amica qui di Roma e ogni volta dico anche ad altre amiche che bello che è sentirla, mi piace molto. Tu mi hai detto che lavori anche nel turismo adesso. Hai avuto qualche tipo di sostegno adesso con l'emergenza del coronavirus? La Spagna vi ha protetti in qualche modo? Sì, siamo stati praticamente tutti in cassa integrazione. Beh, io sono stata in cassa integrazione proprio fino a 2 settimane fa, poi la mia azienda in realtà è proprio fallita. Oh. Quindi ha dichiarato bancarotta e perciò adesso dovrò cercare di prendere la disoccupazione. E in più ci sono stati dei fondi europei che sono stati stanziati per le persone che erano state in cassa integrazione, quindi più in cassa integrazione, quindi io e altri lavoratori abbiamo anche ricevuto un 600 euro extra, per dire. Come ti senti? Ti sei sentita tutelata in questi mesi? Pensi che abbiano fatto un buon lavoro oppure? No, sì, mi sono sentita tutelata soprattutto perché in realtà nell'azienda in cui io lavoravo io ero un po' stanca non dell'essere guida, ma dell'essere guida lì. Infatti avevo iniziato tutto un percorso anche di studi per cercare di cambiare, però era arrivata proprio alla frutta. Non ne potevo più e avevo anche detto basta, insomma avevo anche un po' d'ansia, non stavo benissimo, quindi basta, lascio e piuttosto vado a lavorare in un call center o quello che è. E meno male che non ho lasciato perché sennò mi sarei ritrovata a zero. Invece facendo così, almeno stando nell'azienda, sono stata coperta, probabilmente più di persone che sono a partita IVA, per dire. Sì. Che comunque hanno potuto ricevere qualche aiuto, però immagino che non sia stato lo stesso. Sì, io sono a partita IVA e devo dire non ho avuto lo stesso trattamento qui in Scozia di chi è dipendente. Sicuramente sono più fortunata di chi è in Italia, questo sì, però non è stata la stessa cosa effettivamente, purtroppo. Però vabbè, ci si prova. Senti, io ho letto un articolo tuo su donne che migrano all'estero con cui tu collabori, che è un magazzino online, dove tu dicevi: io in Spagna non ci volevo andare, ma come è successo? Come cosa ti ha stravolto? Un po' l'hai detto, ti sei innamorata, ma com'è andata? Perché io in realtà avevo sempre questa idea, sempre in realtà al liceo, avevo questa idea della Spagna come meta di grandi ubriacature, mojito, sangria, fiesta, baila. Dico questa cosa adesso sembro tipo una secchiona snob che non ha mai bevuto
una birra, in realtà non era così, però era come se, sai quelle cose di cui si parla tanto e quindi dici che palle, se tutti vogliono, vanno in Spagna così, no, a me piace Francia, mi piacerebbe vivere in Francia, mi piace l'accento francese, avevo visto questo film da piccola con mia mamma, Il pranzo di Babette, in cui mangiavano tutte queste cose francesi, quindi la lingua francese è bellissima, e nell'estate 2011 la mia migliore amica ha detto facciamoci un bel viaggio in macchina in Spagna, e io gli ho detto ma no, andiamo in Francia, e lei che palle, in Francia mi fai andare a Cannes, vabbè ci si può passare, però se andiamo anche verso il nord si gela, io voglio il caldo, ma convinto, e insomma la Spagna dai non è stata poi così tanto male, alla fine ci sono rimasta. Ci sei rimasta. E senti, l'impatto con la lingua, per te che sognavi francese, che avevi fatto dizione, com'è parlare spagnolo? Mi fa ridere perché secondo me noi italiani, le persone che non hanno mai studiato lo spagnolo, abbiamo questa idea che lo spagnolo sia una lingua, almeno quello che io ho sentito, una lingua dolcissima, e invece all'inizio secondo me lo spagnolo di qui soprattutto, non il latinoamericano, che è molto più soft, sì, è uno spagnolo duro, questi suoni con questa famosa jota di jamón, che sembra quasi che tu stia parlando tedesco, uno che si chiama, no, ciao sono Jorge, oppure Jorge devo chiamarlo, ho già perso le corde vocali, quindi all'inizio è stato un po' traumatico, poi tu magari mi dici, beh anche la R francese non scherza, sì, per me è un po' croce perché la S non è una consonante che adoro ed è una delle... praticamente non c'è una parola che non ce l'abbia in spagnolo più la fe, quella lingua tra i denti, e quindi è ovviamente facile impararlo e rispetto magari ad altre lingue parlarlo bene, certo, è un'altra cosa, e quindi per me mi rendo conto che è anche difficile togliermi l'accento italiano, mi sembra, a volte mi hanno detto di avere meno accento quando parlo francese rispetto a quando parlo spagnolo, per cui perché non ce la faccio veramente a chiudere la parola senza trascinare sta S o dovunque. Si vede che eri nata per parlare francese e purtroppo la vita ti ha portato a parlare spagnolo. Mi ha portato qui. Però appunto non mi sarei mai aspettata di diventare praticamente ormai bilingue, nel senso che poi sicuramente capita anche a te, pensi o a volte anche sogni in quella lingua, non l'avrei mai detto, invece guarda qua. Senti, di solito quando si... tipo io quando dico a mio marito basta, non voglio più stare al freddo, andiamo in Spagna, in Portogallo, eccetera, lui mi dice ma lì sono come in Italia, no? Troveresti gli stessi problemi. Eppure chi vive in Spagna mi dice ma non è vero, perché qui ci sono magari burocrazia, problemi sul lavoro, ma non come in Italia. Tu che pensi? Con burocrazia e lavoro com'è in Spagna? Allora, burocrazia per certe cose sorella dell'Italia, nel senso, vabbè, una cosa che mi fa ridere, ma questo immagino succede anche da noi, ogni volta che devo entrare in un sito web del governo, tutti i siti, cioè, mi vengono fuori tutti no, è pericoloso non entrare, è un casino, oppure non si carica. Per certe cose però invece chapeau, nel senso che io sono molto contenta, per dire, con il comune di Barcellona, tutte le volte che ho dovuto fare cose con loro ti danno l'appuntamento, vai lì, massimo 5 minuti di ritardo, sei fuori in un quarto d'ora. La sanità, alcune cose mi piacciono più quelle italiane, però per altre, anche adesso per il covid, per dire, per il vaccino, mia mamma adesso è anche residente qua, è stata vaccinata ieri con la prima dose, loro avevano detto no, non vi dovete prenotare, chiameremo noi, aspettate la chiamata. Avevano detto in Catalogna dal 12 aprile si iniziano a vaccinare gli over 70. Il 12 hanno chiamato, hanno detto presentati mercoledì se ti va bene. È arrivata alle 3:20 pim fuori. E invece per dire in Italia ho visto, no, le code chilometriche, mi stanno raccontando tipo alcuni che devono passare ore al telefono. Quindi per queste cose secondo me in alcune c'è il troppo chiedere questa documentazione quando devi fare questi procedimenti amministrativi, per cui dici ma veramente c'è bisogno, che ci ricorda molto l'Italia, però per altre cose secondo me sono più agili, è vero. E anche per il lavoro secondo te si trova più lavoro rispetto, beh tu vieni da Milano che è un po' una città che fa un po' una di quelle che fa un po' eccezione in Italia per quanto riguarda il lavoro, adesso infatti secondo me da questo punto di vista vincerebbe Milano, credo, su Barcellona, credo, poi non so se dicono che appunto la Spagna sarà forse quella che uscirà con il tasso di disoccupazione più alto dopo la terribile, sì, dopo quest'anno, ma anche perché ha investito tantissimo sul turismo, quindi solo una cosa veloce di differenza, sicuramente il clima più informale, una cosa a cui non siamo abituati noi è il fatto che
il tuo responsabile di lavoro si presenti magari dandoti subito due baci sulla guancia e noi siamo lì magari con la, sì, sì, con la mano. Beh, questa rilassatezza io ho vissuto sia in Australia che qui in Scozia, l'ho vista comunque, cioè i superiori visti non come figure mitologiche, sai, in Italia qualche volta devi chiamarli dottore, for no reason, perché c'hanno una laurea, no? Invece sono super, non c'è tutto questo dislivello, ecco, almeno dove ho lavorato io, mettiamola così, insomma. Bello questo. Sì, è abbastanza bello. Senti, ma io ti ho conosciuto grazie al tuo canale YouTube, che straconsiglio, dove, a parte vederti recitare, che è una cosa molto bella, racconti anche gli italiani all'estero, e lo fai con un ospite speciale in, non so se uno o due video, un video solo. Come ti è venuta l'idea e come hai convinto tua madre soprattutto? L'idea del canale era semplicemente perché ci sono anche dei video in cui invece io spiego dei posti più nascosti o dei posti che mi piacciono di Barcellona, modello guida, quindi, e dei video corti in cui mi piace appunto dare un po' delle chicche sulla città. E poi ci sono i video che io dico scemi, no, in cui interpreto le varie tipologie di italiani a Barcellona o all'estero, e ormai appunto si sa che diventiamo un po' esperti, no, quando siamo fuori da tanti anni. E effettivamente nell'ultimo video ho coinvolto mia mamma facendo la parodia di come reagisce la mamma italiana quando ti trasferisci all'estero. Parentesi, la mia, per chi lo vedrà, è l'ultima reazione, è stata lei che mi ha detto vai. Amore. Perché io in realtà sarei dovuta rimanere qui 3 mesi e poi ritornare a Milano, però avevo già iniziato la relazione con quello che è mio marito oggi, Alberto, ed è stata lei che mi ha detto ma scusa, rimani lì, vedi un po' come va. Però lei si è divertita tantissimo nel fare il video, è stata veramente brava perché le ho fatto rifare spesso delle scene e si è proprio divertita. Tra l'altro ha tirato fuori una naturalezza che non mi aspettavo. Quindi l'ho anche vista con occhi diversi, questo è stato bello. Immagino che lei sia contenta anche di aver condiviso un progetto con me. Vedremo se ci sarà occasione, credo di sì, di ripiazzarla. Tra l'altro è interessante il tema su come le famiglie affrontano la notizia di quando tu dici vado via. Io non mia mamma, però ho avuto dei negazionisti, appunto, cioè persone che stanno andando via e no, metto a posto la Coca-Cola nello scaffale, sono molto occupato, non esiste, finché non sono andata via sul serio, ma non se ne riusciva a parlare proprio dell'argomento, era tabù fino all'ultimo. E infatti io ho in uno di questi sketch ho fatto mia mamma che io le dico mamma vado all'estero e lei dice vuoi la pasta corta o lunga? Non pensavo che ci fossero, cioè che esistessero veramente così tanto, ma sì, mi dai la conferma. Sì, il canale tra l'altro si chiama come me Caterina Donzelli Barcellona e lì si trova un po' di tutto, cioè di tutto, di queste due tipologie. Sì, poi anche se dovessero venire semplicemente in vacanza a Barcellona, fai vedere delle chicche. Io non sono mai stata a Barcellona, solo a Madrid, ma vedendolo ho detto beh, ci andrei volentieri, ecco. Bene, sì, ci sono varie cose che vale la pena di vedere, oltre a quelle ovviamente famose e strafamose. Sì, beh, immagino. Mamma vive in Spagna, com'è successo? È venuta per te, immagino, per amore. Allora, in realtà sono, mamma e papà, in realtà loro sono, continuano a vivere in Italia, solo che da 4 anni hanno preso un buco, ma proprio buco, di appartamentino. Bello. Ci hanno comprato casa in realtà prima di noi, però hanno preso questo mini appartamentino e quest'anno soprattutto, con tutto il discorso del Covid così, sono venuti qui a passarci vari mesi perché sai, loro non vivono neanche a Milano, ma in un paese. Hai già visto com'è la situazione della Lombardia, quindi almeno se devi stare in lockdown, qui comunque esci e se fai la passeggiata vedi il mare. È un'altra cosa rispetto al paesino della Brianza in cui dopo un po' se non puoi vedere nessuno è dura. Però quando tu sei qui, comunque sei una casa, tu figuri come residente e perciò puoi accedere a certi servizi della sanità pubblica, non tutti perché ovviamente loro sono fiscalmente in Italia, la Spagna lo sa, quindi... Però il vaccino, per esempio, è andata bene, insomma. Sì. Sì. Esatto. Questa è una cosa molto bella comunque. Il tuo racconto tutto si basa sull'amore. Insomma, prima tu che ti innamori, poi loro che ti seguono e anche quello è amore. Insomma, un bel racconto. Sul blog di Donne che migrano all'estero avevo anche recentemente scritto un articolo, intervista ai genitori, cioè come reagiscono i genitori quando hanno 2 figli all'estero. Perché io sono qui e mio fratello viveva a Istanbul ma adesso vive in Messico. Però è una bella intervista per tutte le persone che hanno invece genitori negazionisti o genitori che ricattano, ricatti emotivi, non andartene, perché chissà che, ma visto che i miei genitori invece sono fortunata, hanno davvero avuto un atteggiamento molto
aperto, anche se ovviamente alla domanda vorresti che i tuoi figli tornassero in Italia, mica scemi, hanno detto certo. Però chissà se questi genitori invece che sono un po' ciechi da questo punto di vista, se potessero avere anche solo un dubbio, dai, magari essere così chiusi non sta facendo bene né a me né a mio figlio figlia e alla nostra relazione, insomma, se può aiutare. Ci si perde un sacco di cose quando si iniziano i ricatti, le chiusure, eccetera. Quindi leggete l'articolo, andate a vedere il suo articolo su donne che emigrano all'estero. E senti, una cosa molto bella della Spagna, la cosa che preferisci? Posso dire la cosa che mi è piaciuta sin da subito e che credo mi mancasse dell'Italia, o almeno della mia realtà, cioè della realtà milanese, cioè il fatto che la gente vive davvero la strada, vive lo stare fuori, e soprattutto visto che io sono venuta nel 2012, anni di crisi, avevamo vissuto la crisi in Italia, anche qui c'era ancora, l'atteggiamento è comunque un po' diverso, nel senso sì, c'è crisi, però non si lamentano così tanto come ci lamentiamo noi. Se dovessi dire, visto che comunque mi piace viaggiare, forse quello che mi piace fare di più in generale, direi la varietà di paesaggi, che poi sicuramente ce l'ha anche la Francia o Portogallo, non lo so, però il fatto di poter avere coste così diverse da nord a sud, di poter avere montagne alte stupende, di poter avere invece sierras più basse, di poter avere quasi deserti, isole e diversi stili architettonici e alcuni che non conoscevo neanche, diciamo, che forse in Italia sono meno diffusi. E invece una cosa che reputi bruttina, brutta, negativa della Spagna? Anche lì parlo dalla mia esperienza, ovviamente tutti un po' stereotipi, però non so se siano ancora un po' più easy nel prendere impegni rispetto a noi, nel senso che io a volte con amiche quando diciamo dai vabbè vediamoci a cena, fissiamo, ok, è quella data, certo ognuno può avere il suo impegno last minute, però più o meno quello è. E invece qui spesso anche con gli amici di mio marito dicono no ma dai venite a cena qualche volta, passate a cena, io a volte lui dico sì ma io non è che un giorno mi presento lì, citofono, ehi sono arrivata, forse è questo. E di Barcellona ti direi i furti invece. E insomma, un bel motivo, effettivamente, brutto motivo, insomma, effettivamente. Brutto, quello brutto, brutto, brutto. Senti, ci lasciamo con un'ultima domanda su perché una persona dovrebbe trasferirsi, secondo te, in Spagna, pro e contro, a chi la consigli, diciamo? La consiglio alle persone che pensano che qualità della vita sia potersi appunto permettere un buon pranzetto, una buona cenetta, farsi una bella passeggiata, vedere belle cose, stare con gente, vivere la socialità e non fare una carriera lavorativa fighissima e impressionante. Ovviamente ci sono casi, c'è gente che ha lavoro con una buonissima carriera, però in generale gli stipendi non sono eccelsi. Tutto un altro caso per chi lavora per aziende ovviamente che non sono spagnole, insomma c'è ovviamente di tutto. Sei quasi convinto, se non dicevi la carriera me l'ho già trasferita perché sembravi parlare di te. Che poi in realtà io dico sempre, lo dico così tra virgolette perché la mia è veramente un punto di vista molto estraneo a quelli che sono i lavori normali, perché poi io ho colleghe che guadagnano comunque benissimo, quindi sì, le possibilità ci sono. Quindi direi che sappiamo dove trovarti se vogliono vedere i video che sono divertentissimi. Instagram lo aggiorni quotidianamente? No, quotidianamente no, ci sto lavorando. Tu pensa che io ho aperto Instagram dopo aver fatto il canale YouTube cioè veramente tardi, perché Instagram la gente ci lavorava già da prima e io invece pensavo no, un altro social no, quindi l'ho aperto da settembre dell'anno scorso, ho detto ma no dai, è carino, perciò sto ancora prendendo confidenza. Quotidianamente no, 4 volte alla settimana sì, cioè cerco di fare un giorno sì e un giorno no. Comunque un qualche foto dalla Spagna non guasta in questo periodo in cui non possiamo viaggiare, quindi io direi che dovrebbero fare un salto. Kate, io ti ringrazio un sacco per avermi dato il tuo tempo, vedo un micio là dietro e ringrazio pure lui o lei. Sta ronfando, esatto, loro sono casa, fanno casa. Kate, io ti ringrazio un sacco e saprando dove trovarti appunto consiglio a tutti di passare da te e con tutti quanti ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video e dappertutto nell'internet in generale che dove insomma mi trovate sempre. Ciao! È stato un piacere, ciao!